Non è un veicolo convenzionale, è elettrico ed è stato pensato sulla scorta della galleria gravitazionale. Sembra un'opera futuristica ed è in realtà un'auto per muoversi facilmente in città. La Plus è stata ideata dall'intraprendente Tiberio Maffeo, 28 anni, di Sant'Angelo all'Esca, premiato con il suo progetto per la mobilità intelligente al più grande concorso mondiale di design. 8.000 in tutto le proposte presentate alla Design Award. Il veicolo non convenzionale è tra i 1.200 progetti scelti dalla giuria. La Plus è un veicolo elettrico pensato per la futura mobilità urbana nei centri storici, quindi una vettura dagli ingombri esterni minimi, ma con la massima abitabilità interna. E l'idea com'è nata? Il progetto deriva da uno studio che stavo facendo per la mia tesi di laurea in design presso la Seconda Università di Napoli ad Aversa e appunto era pensato per la fruibilità del centro storico di Napoli e adesso cercheremo di svilupparlo qui in CEVLAB, che è il centro ricerche del gruppo ZADI con sede a Milano, ma che fa comunque parte della galassia Bruno. Il progetto è molto particolare, curato in ogni aspetto, ma c'è qualcosa che sorprende più del resto, le ruote. Sicuramente la parte più interessante ed innovativa è costituita da questi cingoli in gomma che adottano la tecnologia Airless, ossia all'interno ci sono dei componenti in poliuretano che consentono di assorbire gli urti e quindi di sostituirsi al gruppo sospensione. Abbiamo stimato il peso complessivo della vettura intorno ai 500 kg, che è estremamente ridotto se si pensa che per esempio una Smart di circa 800 kg. Il prototipo potremo vederlo entro il 2017, presso Tiberio Maffeo, dopo il gala di premiazione, con il conferimento del premio al gruppo Bruno e a CEVLAB, partirà quindi con la realizzazione dell'auto dal carattere futuristico. La Design è un attestato di eccellenza per i designer e una garanzia di qualità per le aziende.